argomento di controlli che riguarda la raggiungibilità, definizioni in realtà operative, raggiungibilità, controllabilità e osservabilità. Di un sistema lineare stazionario. Un sistema che possiamo scrivere a tempo continuo, come sapete, in questo modo. Quindi abbiamo un'equazione che descrive l'evoluzione degli stati x. Immaginiamo di avere u, che è un vettore con m ingressi, e x, che è un vettore di n stati. Ora io per comodità non sto a indicare il vettore, cioè implicitamente x e u sono dei vettori, m ingressi e n stati. Abbiamo un'equazione che descrive l'evoluzione degli stati in risposta agli ingressi, è un'equazione che descrive l'evoluzione dell'uscita, delle uscite in generale, in funzione degli ingressi e degli stati. Quindi abbiamo in generale MNL uscite. Y è un vettore di L elementi, chiaramente la dimensione della matrice ABCD, delle matrici ABC e D, sono di conseguenza. Come sapete, potete avere anche una descrizione analoga a tempo discreto, in cui avete evoluzione a istanti discreti degli stati, come prima equazione, e poi avete un'equazione invece che vi dà istante per istante a tempo discreto il valore delle uscite in funzione degli stati in quel momento e degli ingressi in quel momento. Quindi la prima equazione tiene conto della storia del sistema e la seconda espressione vi dà istante per istante l'uscita del sistema in funzione degli ingressi in quel momento e della storia precedente, perché avete l'informazione sullo stato. Questo è C per X di K. Allora, le definizioni di raggiungibilità, controllabilità e osservabilità e le relative condizioni di queste condizioni per le quali queste proprietà sono soddisfatte si possono scrivere sia per i sistemi a tempo continuo sia per i sistemi a tempo discreto. Ora vedrete, per comodità le vediamo per i sistemi a tempo discreto, semplicemente perché la derivazione è più semplice, l'espressione vale esattamente nello stesso modo anche a tempo continuo, però a tempo continuo non ve la giustifico. Allora, partiamo dai primi due concetti che sono molto legati. Primo è la raggiungibilità. Dunque, la definizione dice che un sistema è raggiungibile se partendo da un qualunque stato iniziale x di 0 si può raggiungere sì
può raggiungere un qualunque stato finale x, come si dice, con una opportuna azione di controllo. Con una opportuna azione di controllo vuol dire con la scelta di una sequenza di ingressi. Quindi in pratica, se questo, immaginate sia un'illustrazione semplice, immaginate che questo sia x di 0, essendo il sistema lineare posso metterlo nell'origine degli assi. Immaginiamo, giusto per fare il disegno, così di riferimento, che il vettore degli stati sia bidimensionale, quindi abbia dimensione 2 e quindi si possa rappresentare sul piano, vuol dire che io devo poter partire da x, partendo da x con 0, arrivare in un punto ovunque del piano degli spazi scegliendo una sequenza di ingressi nel tempo opportuna. Quindi devo poter raggiungere qualunque stato. La definizione di controllabilità è in qualche modo molto simile. Vediamola, scriviamola sulla stessa figura, così si nota meglio la somiglianza. Lo scrivo più stretto, ma insomma, un sistema è controllabile se a partire da un qualunque stato x esiste una opportuna azione di controllo in grado di portare il sistema nello stato x di 0. Questo in qualche modo, vedete, è molto simile, rappresenta il ritorno. Quindi io, partendo da qualunque stato x, devo essere in grado di raggiungere x di 0. Di nuovo c'è questa parola, questa, come dire, locuzione chiave, opportuna azione di controllo, che vuol dire una sequenza di comandi da inviare all'ingresso al sistema. Quindi in realtà le condizioni sono strettamente legate, insomma anche dalla definizione si capisce che in realtà, come vedremo, se è vera la prima è vera anche la seconda. E vediamo quali sono le proprietà che devono avere le matrici di descrizione del sistema perché questa condizione sia verificata. Questa è una condizione importante da verificare, perché avere un sistema raggiungibile vuol dire avere un sistema che sono in grado di portare dove voglio, quindi che sono in grado di portare nello stato che voglio, ed è una condizione importante da garantire. Dunque, vediamo dal punto di vista delle proprietà matematiche della descrizione del sistema. Ecco, è proprio per verificare questo, abbastanza semplice la derivazione, però viene più facile se si fa a tempo continuo, perché mi basta una lavagna. Allora,
guardiamo come è fatta l'evoluzione del sistema, no? Allora, immaginate che all'istante iniziale siamo in x di 0, proprio da definizione di raggiungibilità. Partiamo da punto x0 e andiamo avanti. Allora, guardate l'evoluzione degli stati. X di 1, da definizione, sarà a per x di 0 più b per u di 0, dove u di 0 è il valore degli ingressi all'istante 0. D'accordo? Vado avanti, scrivo piano piano. All'istante 2 avremo a per x di 1 più b per u di 1. Ok? Questa è da definizione l'evoluzione degli stati. Quindi, però, a questo punto io x di 1 l'ho già calcolato, posso sostituire la seconda espressione nella terza, vedete, sostituisco x di 1, mi viene a quadro di x di 0 più ab di u di 0 più b di u di 1. Ok? Vado, scrivo la terza, x di 3. Di nuovo sarà a per x di 2 più b per u di 2. Cerchiamo di capire la regola con cui si costruisce. Se vado a fare la sostituzione della terza espressione della quarta, il termine x di 2, sostituisco, lo porto dentro, vedete cosa viene. Viene un termine a al cubo di x di 0 più a al quadrato di b per u di 0 più ab per u di 1 più b per u di 2. E insomma, a questo punto penso abbiate capito la regola di costruzione, no? Se io vado avanti e faccio x di n, come sarà fatto x di n? Sarà fatto a alla n per x di 0, va bene? Più a alla n meno 1 per b per u di 0 più a alla n meno 2 per b per u di 1 più, andando avanti, l'ultimo termine sarà a alla 0, quindi 1, per b per u di n meno 1. Quindi sì, beh, posso scrivere anche in forma di sommatoria, vediamo un po' in forma di sommatoria come viene. Devo fare una sommatoria per i che va da 1 a n, per a alla n meno i, per b per u alla i meno 1. Ok, questo è fatto così. Allora, ho deciso di fermarmi a n, che come vi dicevo è proprio il numero di stati, perché vedete, io che cosa devo trovare? Devo trovare l'opportuna azione di controllo, quindi devo trovare la sequenza di u, di ingressi. Allora, posso scrivere il sistema in questo modo: u è l'incognita, x di 0 è il punto di partenza e lo conosco perché è x0, no? Xn è un punto generico di arrivo a cui voglio arrivare, e a questo punto vedete, mi viene un sistema lineare la cui soluzione è u. Quindi, quando questo sistema lineare ha soluzione, esiste l'opportuna azione di controllo e quindi il sistema è raggiungibile. Quando questo sistema lineare non ha soluzione, non esiste l'opportuna azione di controllo. Quindi proviamola a scrivere come sistema lineare. Porto i termini noti tutti da una parte a sinistra, e sono questi i termini noti, e qui ho una matrice per un vettore che contiene, quindi qui contiene u di n-1, u di n-2 fino a u di 0. E questa qui com'è fatta? È fatta con b a b a quadro b puntini puntini a alla n meno 1 per b. Allora, quando questo sistema lineare ha una soluzione per qualunque valore di x di n, quindi per qualunque valore del termine noto, allora
per definizione irraggiungibilità, il sistema è irraggiungibile. Ok? Allora, come è fatto questo sistema? Vediamo di valutare le dimensioni di queste matrici e questi vettori. Allora, U, abbiamo detto, erano M ingressi, giusto? M ingressi per N valori, quindi questo è un vettore Mn per 1, ok? Questo vettore invece è, questa matrice è N per Mn, perché B è, B ha n righe, perché da, mi dà gli stati che sono n appunto, e questo vettore qui è n per 1, vettore degli stati ovviamente. E quindi questa matrice n per mn è la matrice del sistema. Quando è che il sistema ha una soluzione? Quando questa matrice ha rango n. Va bene? Quindi questa matrice qui è quella che si chiama matrice di raggiungibilità, si indica con R maiuscola calligrafica, quindi è la matrice di raggiungibilità. In generale non è quadrata, come vedete è quadrata nel caso particolare in cui M sia uguale a 1, altrimenti è una matrice rettangolare. Questo sistema ha una soluzione quando, vedete, ho più incognite del rango della matrice in generale, se m è maggiore di 1. Quindi avrò una soluzione, per essere preciso, avrò almeno una soluzione, per essere preciso, un'infinità di soluzioni, quando il rango della matrice di raggiungibilità è uguale a n. Quindi il sistema... Il sistema è raggiungibile se per ogni x esiste almeno una soluzione. Che vuol dire il rango di R deve essere uguale a n. Quindi alla fine è una verifica abbastanza facile da effettuare. Notate che quando il rango è uguale a n ci vogliono esattamente n passi per raggiungere qualunque stato, perché il vettore è fatto di n elementi, quindi in n passi sono in grado di raggiungere qualunque stato. Da questo dovreste anche vedere che non c'è bisogno di andare più su con n, no? Nel senso di andare a un numero di passi maggiori di n, perché cosa succede? La matrice di raggiungibilità comincia a crescere, ma non aumenta il rango. Ok? Il rango comunque non aumenterebbe più. Quindi se, quando il sistema è raggiungibile bastano n passi per raggiungere qualunque stato, nuovi passi in più non è utile, non è necessario. Oh, chiaramente, come potete vedere, se invece il rango della matrice non è n, ma è più piccolo, il sistema non ha sempre soluzione. Ci sono degli stati che sono raggiungibili e degli stati che non sono raggiungibili. Quindi ci sono dei valori di x per cui la soluzione esiste e ci sono dei valori di x per cui la soluzione non esiste. E ovviamente, come vedete, quali sono i valori di x per cui la soluzione esiste? Immaginate che questo x di 0 sia l'origine, no? Aggiustiamo le coordinate in modo che x di 0 sia l'origine, quindi sia 0. E allora, la soluzione esiste per tutti gli stati che si trovano nell'immagine di R, ok? Perché sono gli stati che possono essere raggiunti moltiplicando R per un vettore degli ingressi. Quindi a volte si dice anche che quando il sistema non è raggiungibile è parzialmente raggiungibile, perché c'è un sottospazio
di stati raggiungibili e il sottospazio degli stati raggiungibili è l'immagine della matrice di osservabilità. Ok? Quindi sistema raggiungibile se il rango di O è uguale a N, se il rango rango di O è minore di N, il sistema è parzialmente raggiungibile, che vuol dire non raggiungibile, rigorosamente parzialmente raggiungibile vuol dire non raggiungibile, che vuol dire sono raggiungibili gli stati che fanno parte dell'immagine di R. L'immagine di R è il sottospazio degli stati raggiungibili. No, scusate, mi sono confuso, l'ho chiamata O, ma l'avevo chiamata R, no? L'ho chiamata R, giusto? E quindi R come raggiungibilità. Ho pensato che dopo vi devo raccontare l'osservabilità e ho messo la matrice dell'osservabilità, invece si chiama O e ho fatto un salto. No, stavo parlando della matrice raggiungibilità. Va bene. Quindi, conoscendo il sistema è una verifica abbastanza facile da fare. Notate com'è che si risolve un problema di raggiungibilità. Supponiamo che sia venuto un sistema non raggiungibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che non posso portare il sistema nello stato in uno stato qualunque in cui possa volerlo portare. E tipicamente quello che si deve fare è aggiungere degli ingressi che siano in grado di toccare alcune parti dello stato del sistema, quindi va in qualche modo modificato il sistema in modo che con gli ingressi possa effettivamente avere accesso migliore agli stati. Quindi è dalla parte dall'ingresso allo stato che può essere modificato. Tipicamente si risolve aggiungendo un ingresso in più, mi faccia controllare una variabile di stato che altrimenti non avrei controllato. Quando il sistema è facile, non c'è bisogno neanche di un'analisi del genere, si vede che c'è uno stato a cui non si accede, ma se il sistema è un pochino più complicato, una verifica di questo tipo può essere utile. Ok, la controllabilità invece, visto che ci siamo, effettivamente è abbastanza. Riprendiamo un secondo il discorso della controllabilità, perché è molto strettamente legata all'osservabilità. Riprendiamo il sistema che abbiamo scritto. Abbiamo scritto x di n meno a alla n per x di 0 è uguale alla matrice di raggiungibilità per il vettore degli ingressi. Giusto? Allora, noi che cosa avevamo? L'espressione è sempre la stessa, ovviamente non è cambiata. Cosa succede? Dov'è la differenza? Nel caso della raggiungibilità, x di 0 lo sceglievamo noi, x di n invece era qualunque. Nel caso della nel caso della raggiungibilità avevo detto qualunque x di 0 e qualunque x alla n, quindi poteva essere qualunque il punto di partenza, poi noi sceglievamo di metterlo nell'origine e doveva essere qualunque lo stato di arrivo. Nel caso della controllabilità invece dobbiamo partire da un qualunque stato di partenza e lo stato di arrivo invece è quello noto, è l'x di 0. Allora quindi rispetto a questa espressione si tratta semplicemente di ricordare che l'x di n diventa l'x di 0
quindi l'origine, perché alla fine dobbiamo arrivare nell'origine, e l'x di 0 dovrà essere qualunque. Quindi il sistema come si trasforma? Abbiamo x0 meno a alla n per x qualunque deve essere uguale a r per questa roba qua, per u di n meno 1 u di 0. Allora, cos'è che cambia? Vedete, immaginate che x di 0 sia l'origine, lo mettiamo a 0, spostiamo, facciamo un cambio di coordinate in modo tale che x di 0 venga a 0. Allora, vedete, in questo caso si vede che effettivamente se anche scelgo il punto di partenza in un qualunque x dello spazio degli stati, il termine noto del sistema sarà a alla n per x. Quindi non necessariamente è un punto qualunque dello spazio degli stati, ma sarà un punto dell'immagine di A. Quindi la condizione per cui il sistema ha soluzione è più semplice del caso precedente, è più rilassata che nel caso precedente, perché stavolta è sufficiente che l'immagine di R sia contenuta nell'immagine di A. Ok? Il sistema in questo caso ha soluzione se l'immagine di R è contenuta nell'immagine di A. Immagine quindi nel caso precedente R doveva essere di rango n, che vuol dire l'immagine di R doveva essere R alla n. In questo caso l'immagine di R deve essere più piccola dell'immagine di A, quindi più piccola, cioè contenuta nell'immagine di A. Quindi è una situazione che nel caso in cui A non sia di determinante diverso da zero, può essere diversa. E se A ha determinante non nullo, le due condizioni sono identiche. Se A ha determinante nullo, invece, chiaramente la condizione di controllabilità può essere più facile da realizzare della condizione di raggiungibilità. Ok, va bene, ci siamo su questo punto, vado avanti, l'ultima verifica che volevo fare, la condizione di osservabilità. L'osservabilità invece lega anche le uscite, e la definizione è questa: un sistema è osservabile se, conoscendo gli ingressi da un certo istante iniziale a un certo istante finale, conoscendo anche le uscite nello stesso intervallo, siamo in grado di ricavare
lo stato iniziale x all'istante t0. Ok? Quindi vuol dire, osservando il sistema per un tempo sufficientemente lungo, da un certo t iniziale a un certo t finale, quindi osservare il sistema vuol dire osservare le cose che sono direttamente accessibili, quindi la sequenza degli ingressi e la sequenza delle uscite, siamo in grado di determinare lo stato iniziale del sistema. Ok? Questa è una condizione, come definizione è scritta in modo semplice, perché effettivamente se siamo in grado di ricavare lo stato iniziale del sistema, siamo probabilmente in grado di ricavare tutti gli stati del sistema, no? Perché poi conosciamo l'equazione di evoluzione degli stati. Quindi se conosciamo quello iniziale, li conosciamo tutti. Però potrebbe esserci qualche stato, qual è il problema? Potrebbe esserci qualche stato del sistema che non è direttamente accessibile e che non possiamo... Di cui all'uscita non sappiamo niente, che neanche con le informazioni che conosciamo degli ingressi e di tutte le uscite possiamo riuscire a conoscere. Tipicamente è un problema del modello e della capacità di controllo, perché può esserci uno stato che magari non dà nessun tipo di effetto all'uscita, per cui il sistema non è osservabile finché il sistema funziona correttamente, ma poi può portare il sistema a un malfunzionamento forte. Poniamo per esempio che la temperatura di funzionamento, no, della macchina non sia effettivamente accessibile, sia uno stato del sistema non osservabile, non siamo in grado di capire che temperatura ha raggiunto il sistema guardando le uscite e guardando gli ingressi che inviamo. A questo punto vuol dire che noi non controlliamo in nessun modo quello stato del sistema, non possiamo conoscerlo, cioè non solo non lo controlliamo, non lo possiamo conoscere, e quindi per esempio potrebbe benissimo la temperatura del sistema raggiungere un valore tale per cui il sistema si guasta e noi ci accorgiamo quando è troppo tardi. Quindi questa è una tipica situazione che si risolve aumentando le uscite, quindi cercando di portare informazioni sullo stato inizialmente non osservabile in uscita, mentre quindi la mancanza di controllabilità si risolve sul fronte degli ingressi, eventualmente aumentando gli ingressi, la situazione dell'osservabilità si risolve portando alcune informazioni sullo stato in uscita, quindi aumentando eventualmente le uscite. Dal punto di vista della matrice di descrizione dello stato, anche queste si riesce a si riesce a vedere quale deve essere una proprietà generale del sistema, e si fa meglio lavorando a tempo discreto. Faccio vedere, allora partiamo dal sistema scritto a tempo discreto, quindi l'evoluzione degli stati e poi il valore delle uscite istante per istante. Per esempio, allora all'istante 0 l'uscita sarà c di x di 0 più d di u di 0. Allora questa è la quantità che noi non conosciamo e che vogliamo conoscere. Ok? Quindi questo è il passo 0. Poi facciamo il passo successivo, y di 1 sarà uguale a c per x di 1 più b per u di 1, va bene? Però x di 1 dipenderà da x di 0, e quindi perché se guardiamo la prima espressione sarà ca per x di 0 più cb per u di 0 più b per u di 1. Quindi se andiamo avanti, y di 2 sarà c per x di 2 più b per u di 2, e quindi in questo caso facciamo tutto il conto, x di 2 sarà a per x di 1 più cb per u di 1 più b, come? Sì, ha ragione.
perché cosa ho fatto io? Ho copiato, sì, ho scritto di sì. Ok, grazie. Allora, ok, allora vediamo un po' se non ok, questo va bene, poi c'è D per UD2 e ora riscrivo, viene C per A quadro di X di 0 più CA di U. No, ho corretto troppo però. Aspettate, dunque. Questa era B. Ok, va bene. Quindi qui c'è CAB per U di 0 più CB per U. Controllate anche voi perché io sbaglio. Va bene. Ok, a questo punto più o meno abbiamo capito come procede. Se io prendo x alla k in generale, avrà un termine. Allora, questo termine qui, un termine c per a alla k di x di 0. E poi c'è una sfilza di termini noti, in realtà, perché qui beh, lo posso scrivere come sommatoria. Avrò c, faccio una sommatoria per i che va da 1 a k, vediamo un po' se torna, i per k meno i per b per u di i meno 1. Ok, torna, in questo caso particolare viene quando i è uguale a k viene, ok, e poi più di u di k, ok, questa è l'espressione generale, insomma, andando avanti si vede, c'è sempre questo termine qui che è il termine che porta l'incognita che dobbiamo trovare, x di 0. Allora, cosa faccio? Se io ne raccolgo n di queste, ho n equazioni in n incognite, perché x è un vettore di dimensioni n, quindi provo a raccogliere tutto scrivendo in forma vettoriale, quindi raccolgo da una parte i termini noti, io conosco tutti gli ingressi e tutte le uscite, quindi i termini noti posso raccoglierli qua, quindi prendo il primo qui e il termine noto è y di 0 meno d per u di 0, poi prendo il secondo, il termine noto è y di 1 meno cb per u di 0 meno d per u di 1, e poi prendiamo l'n meno unesimo n meno 1 meno, qui dovrò fare la sommatoria di che va da 1 a n meno 1 di c per a alla n meno 1 meno i per b per u di i meno 1 più, anzi meno di per u di n meno 1, e questa è una colonna di termini noti, va bene, uguale, ecco qui c'è la matrice, c è per il primo, c per a è per il secondo e per l'ultimo è c per a per a alla n meno 1 per x di 0. Il sistema è questo raccolto, no? Quindi vedete, in pratica questo qua è un vettore, cambiamo pin, l'incognita è un vettore di n elementi,
la matrice del sistema è un vettore che ha dunque n colonne e un numero di righe che è uguale a numero di stati di numero delle uscite, che abbiamo detto era L, giusto? Era L uscite per n, quindi questo è L per n. E questo qua invece è il vettore dei termini noti, che è L per n, Ln, diciamo, Ln per 1. Ln per 1. Questo è un L per n. Aspettate, qui sennò ci si confonde. Il numero di righe è L per n, quindi Ln, e il numero di colonne è n, quindi questo è L per n, Ln per n. Okay. Allora, di nuovo, i termini noti sono noti, nel senso che abbiamo detto, nella condizione di osservabilità, che conosciamo tutti gli ingressi e tutte le uscite per un certo tempo, quindi il termine noto è noto. X con 0 è la quantità che vogliamo trovare, il sistema ha soluzione per qualunque stato di partenza se, di nuovo, la matrice del sistema ha rango n. No, quindi la matrice del sistema è quella che si chiama matrice di osservabilità. Se l'uscita è singola, quindi L uguale a 1, la matrice di osservabilità è una matrice quadrata, quindi rango n vuol dire determinante diverso da 0, altrimenti ovviamente no. Quindi, ricapitolando, ora lo riassumiamo. Se la matrice di osservabilità ha rango n, esiste una soluzione. Il sistema ha sempre una soluzione, quindi siamo sempre in grado di ricavare lo stato di partenza. Ovviamente la soluzione in questo caso è unica, vedete, perché la matrice è più, ha più righe che colonne, quindi quando esiste la soluzione è unica. Allora, altrimenti il sistema non è osservabile. Quindi, ricapitolando, riassumiamo: se il rango di O è uguale a n, il sistema è osservabile. Altrimenti, se il rango di O è minore di n, il sistema non è osservabile. Come vi dicevo prima, nel caso della raggiungibilità c'è anche un modo un po' più soft di fare la separazione, che è quello di dire: se il rango è uguale a n, il sistema è completamente osservabile, che vuol dire osservabile da definizione, invece se il sistema non è osservabile si va a vedere quale parte è osservabile, diciamo parzialmente osservabile. Torniamo un attimo indietro, quali sono gli stati osservabili? Guardiamo indietro. Beh, vedete, in pratica, in sostanza, conviene fare la rovescia, cioè quali sono gli stati non osservabili? Gli stati che sono nel nucleo della matrice di osservabilità non sono osservabili. Vedete, perché se X è nel nucleo della matrice di osservabilità, il prodotto fa 0, quindi non danno nessun luogo su termine noto. Ok, quindi si vede anche in questo modo. Quindi fatemelo appuntare prima: gli stati nel nucleo di O non sono osservabili.
Questo si vede bene perché immaginate che abbiate uno stato di partenza più uno stato che è nel nucleo di O, va bene? X di N. Se lo moltiplicate per la matrice di osservabilità, questo vi dà esattamente lo stesso prodotto, siccome O per X di NO è uguale a 0, vi dà lo stesso prodotto, lo stesso termine noto che vi dà lo stato X tilde. Okay? Questo è nel nucleo di O. Quindi non ha nessun effetto uno stato del nucleo di O, perché dal punto di vista del termine noto vi dà esattamente lo stesso prodotto, diciamo matrice di osservabilità per lo stato di X tilde. Quindi questo è uno, diciamo, stato qualunque. Quindi gli stati non osservabili non hanno alcun effetto sulle uscite. Guardate, non solo, cioè per dirla bene, quando dico non hanno alcun effetto sul termine noto, vuol dire che per qualunque ingresso non hanno alcun effetto sulle uscite, per qualunque ingresso. Quindi come per quanto possa cambiare l'ingresso non riuscirò mai a qualche modo a avere, guardando le uscite, qualche informazione su questi stati non osservabili. Va bene. Allora, per concludere questo discorso, può essere utile vedere rapidamente delle forme standard rispetto alla raggiungibilità e all'osservabilità. E questo si ottiene se è una cosa che riusciamo a ottenere se facciamo una trasformazione degli stati, un cambio di base degli stati. Come la facciamo? Immaginiamo che io abbia dei stati X e voglia passare a una base degli stati che mi consente di scrivere il vettore degli stati come X'. Va bene, quindi chiaramente posso passare da una all'altra con una matrice invertibile. X' sarà t alla meno 1 per x. Allora, immaginiamo di fare questo cambio di base. E cosa succede? Semplicemente se scrivo il sistema con una base degli stati, posso passare al sistema scritto in un'altra base. Come faccio? Per esempio, nella prima equazione moltiplico tutto per premoltiplico tutto per t alla meno 1, vedete? Quindi questa viene in questo modo: t alla meno 1 per x fa x' di k più 1 uguale, qui posso scrivere t alla meno 1 per a, al posto di x scrivo t per x', quindi il sistema diventa questo, più t alla meno 1 per b per u di k. L'equazione sotto viene
similarmente al posto di x, in modo simile al posto di x scrivo t per x primo, e ho quindi c per t per x primo di k, e il termine ultimo rimane d per dk. Quindi di fatto, cambiando la base degli stati, il sistema cambia in questo modo: ho a primo per x primo di k più b primo per u di k, y di k è uguale a c primo per x primo di k più d per u di k di primo. Quindi posso passare da una descrizione del sistema all'altra avendo fatto un cambio di base semplicemente utilizzando una nuova matrice A' che è t alla meno 1 per A per t, un B' che è t alla meno 1 per B, un C' che è C per T e un D' che è uguale a D. Quindi questa è la ricetta per il cambio di base. Il sistema è esattamente lo stesso, ho soltanto descritto gli stati in modo diverso. Allora, il fatto di descrivere gli stati in modo diverso e cambiare la base mi consente, per esempio, di scrivere una base in modo da separare gli stati raggiungibili da quelli non raggiungibili. Quindi avere una base per il sottospazio degli stati raggiungibili e una base per il sottospazio degli stati non raggiungibili. Ma se faccio questo, chiarisco meglio il significato di raggiungibilità, perché in pratica ci siete qui, posso andare avanti? Ok, quindi questa è una variazione semplice. Se faccio questa operazione, immaginate che scelga T in questo modo, la matrice T per fare il cambio di stati, con un certo numero di vettori T1 e un certo numero di vettori T2, dove i primi vettori sono una base dello spazio raggiungibile nel caso generale in cui non tutti gli stati siano raggiungibili e T2 sia invece una base dello spazio non raggiungibile. Quindi se vado a scrivere x uguale a t1 a t per x primo, vuol dire che x primo mi verrà scritto in questo modo. Avrà un certo, i primi elementi di numero uguale alla dimensione dello spazio t1 che saranno gli elementi raggiungibili e un altro gruppo di elementi che saranno non raggiungibili. Quindi ho separato gli stati, ripeto, in un primo gruppo raggiungibile e in un secondo gruppo non raggiungibile. Se scrivo il sistema, che cosa mi deve venire fuori? Proviamo a separare la descrizione del vettore degli stati in x1 e x2. Vedete, quello che mi viene fuori è la cosa seguente, che logicamente funziona con le cose che ci siamo detti. In pratica, posso spezzare posso spezzare le matrici in sottomatrici, no? E questa chiaramente non mi cambia. Queste qui sarebbero le matrici A', B' e C'. E qual è la cosa importante da notare? Gli stati che non sono raggiungibili sono stati a cui non si riesce ad accedere dagli ingressi. Quindi quello che succederà è che se gli X2 sono gli stati non raggiungibili, qui ci sarà uno 0,
perché questi stati non dipenderanno dagli ingressi, non solo, ma non dovranno dipendere neanche dagli altri stati, quindi avrò uno zero anche qui. Quindi se io scrivo gli altri elementi della matrice sarà così, e qui C1 e C2 invece sono normali perché gli effetti li vedo all'uscita, ma non posso influenzarli in nessun modo con gli ingressi. E la forma mi viene in questo modo. Notate due cose. Questo è ovvio, questo 0, no? Perché se ho detto prima che non riesco ad accedere agli ingressi, diciamo, questa parte della matrice dovrà essere 0. Ma è 0 anche questa, perché non sono neanche influenzati dagli altri stati raggiungibili, perché quelli a loro volta sarebbero influenzati dagli ingressi. D'accordo? Quindi in sostanza gli stati non raggiungibili evolvono soltanto di evoluzione propria. Vedete, sono determinati dalla loro condizione iniziale e dall'evoluzione naturale propria, quindi dovuta soltanto alla matrice A22. Quindi li vedo all'uscita, non riesco ad accedere. Questa forma qua si chiama forma standard di raggiungibilità, perché mi consente di, come dire, rappresentare su elementi diversi gli stati raggiungibili da quelli non raggiungibili. Forma standard di vedete, quindi la parte C2 va per conto proprio, risponde soltanto all'evoluzione libera propria. Quindi, ripeto, l'unico modo per accedere a quegli stati e modificare il sistema e fare in modo che gli ingressi possano effettivamente andare a toccare quegli stati X2. Ripeto, a volte è evidente, è banale come si fa, a volte diciamo può essere più nascosto, dipende un po' dalla complessità del sistema. Ok, un discorso analogo si può fare per l'osservabilità. Anche lì possiamo provare a fare un cambio di basi e in modo da avere chiaramente una base dello spazio osservabile e una base dello spazio non osservabile. Quello che si ottiene si chiama forma standard di osservabilità. Di nuovo abbiamo questa matrice per il cambio di base T, che i primi vettori sono una base dello spazio osservabile, gli altri formano una base dello spazio non osservabile. Quindi quando faccio il cambio di variabile vuol dire che in pratica x' avrò i primi elementi, che chiamo x1, sono gli elementi dello spazio osservabile, e i secondi elementi sono gli elementi dello spazio non osservabile. Sono i coefficienti dei vettori della base dello spazio non osservabile. Quindi analogamente, cos'è che mi aspetto? Se provo a spezzare anche l'equazione del sistema in questo modo, evidenziando le due parti degli stati, quindi qui avrò A divisa in 4, qui c'è x1 di k, x2 di k, più qui di nuovo avrò la matrice B che è divisa in 2, e poi qui ci sarà uscite. Quindi queste sono A', B' e C'. Allora, qui la cosa come sarà? Abbiamo detto gli stati X2 non sono osservabili, questo vuol dire che
non sono, non hanno nessun effetto sulle uscite, e quindi quel termine è zero. Vedete, il termine di ciclo corrispondente è zero, ma non solo, non influenza neanche gli stati che sono a loro volta osservabili. Quindi l'evoluzione degli stati osservabili, che è la prima riga dell'equazione degli stati, non deve dipendere da x2, perché altrimenti potrei avere qualche informazione all'uscita, quindi anche qua mi viene uno zero. D'accordo? Quindi in questo caso questo è a 1 1, a 2 1, a 2 2, b 1, b 2, c 1. La forma è questa. Vedete, io con gli ingressi posso modificare x2, si vede, no? L'evoluzione di x2 stavolta dipende dagli ingressi, quindi io li posso toccare, ma in realtà non riesco mai a accorgermene all'uscita, perché l'uscita dipende soltanto da x1, che a loro volta non sono mai influenzati da x2. È chiaro? Quindi nella forma standard di osservabilità mi rendo conto di quelle differenze. Ora, per completezza, si possono raggruppare le due cose in quella che si chiama forma canonica, in quella che si chiama forma canonica di Kalman, ed è una descrizione ancora più di dettaglio, ma diciamo in qualche modo mi serve un po' da riassunto di questa parte. In realtà noi possiamo provare a spezzare lo spazio degli stati in quattro sottospazi, tenendo presente tutte le combinazioni possibili. Quindi abbiamo per esempio un gruppo di stati che sono non osservabili ma raggiungibili, poi gli stati che sono osservabili e raggiungibili, poi un gruppo di stati che sono non osservabili e non raggiungibili, e in modo generico un gruppo di stati che sono osservabili e non raggiungibili. Così abbiamo una, come dire, una base che ci consente di separare esattamente gli stati per proprietà. Chiaramente sono quattro combinazioni possibili, questo vuol dire che il vettore, quando noi facciamo la trasformazione degli stati, il vettore nella nuova base possiamo dividerlo in quattro gruppi di elementi, x1, x2, x3 e x4, che ovviamente saranno, il primo corrisponde a t1, quindi non osservabili e raggiungibili, osservabili e raggiungibili, non osservabili e non raggiungibili, osservabili e non raggiungibili. Ok? E quindi a questo punto posso andare a scrivere, abbiamo messo l'apice, quindi questa è l'evoluzione degli stati. Questa sarà la matrice A'. Che la dividiamo in 4x4 blocchi, no? Poi ci sarà chiaramente questa è la descrizione più generica. Questi sottospazi possono essere fatti anche di zero elementi, chiaramente. Non, poi ho più, e qui che cosa ho? Devo avere i cinque termini, i quattro termini, scusate, di B per U di K. Poi questa è l'uscita, l'uscita sarà fatta Y di K uguale, qui ci saranno i C che divido in quattro blocchi, perché va a moltiplicare per x1 primo,
x2', x3' più d per u di k. Va bene, quindi chiaramente questa qui sarà la matrice A', questa è la matrice B', questa è la matrice C'. Allora, insomma, come avete capito, il gioco è dire adesso, diciamo, in base a quello che conosciamo degli stati, cosa possiamo dire? No. Quali sono i sottoblocchi che sono nulli? E vediamo un po' in base a quello. In realtà dobbiamo riassumere semplicemente le cose che abbiamo detto prima. Allora, per esempio, x3 x4' non sono raggiungibili. Dunque, se non sono raggiungibili, che cosa vuol dire? Vuol dire che con gli ingressi non ci possiamo arrivare, d'accordo? E non ci possiamo arrivare neanche, cioè non possiamo influenzare la loro evoluzione neanche con x2, con gli altri stati che invece sono raggiungibili, quindi x1', x2'. Quindi cosa vuol dire? Che dovrò avere qui lo 0 e qui lo 0, perché x3 e x4 non sono influenzati dagli ingressi, ma non sono influenzati neanche da x1 e x2, quindi dovrò avere a 0 anche questi. Ok? Quindi la non raggiungibilità mi dice questa cosa, che quei sottoblocchi sono a 0. Ok? Invece ci sono degli stati che non sono osservabili, che sono x1', x3'. Allora, che non sono osservabili, che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica non vedo il loro effetto all'uscita per nessun ingresso, no? Abbiamo detto, quindi qui dovrà avere 0, ok? Perché x1 e x3 non danno luogo a nessuna variazione all'uscita, ma non solo, non influenzano neanche gli stati che invece sono osservabili. Quindi questo vuol dire che x2 non viene influenzato né da x1 né da x3 e x4 non viene influenzato né da x1 né da x4. Quindi questi sono gli zeri. E gli altri termini sono in genere diversi da 0. Quindi gli altri sono A11, A12, A13, A14, A22, A24, A33, A34, A44. Questo è B1, B2 e questo è C2 e C4. Quindi una volta che scrivo nelle forme standard, nella forma canonica di Kalman, ho un effetto chiaro della non raggiungibilità di alcuni stati o non osservabilità di eventualmente altri stati, perché ci sono dei pezzi interi, dei sottoblocchi interi che si annullano. Vedi, in particolare la cosa che notate, vedete x4, no, quali sono? Lo stato x3, che è non raggiungibile e non osservabile, in pratica lo stato x3 non ha nessun effetto sull'uscita e non si riesce neanche a variare con gli ingressi. Quindi diciamo uno stato che va per i fatti suoi e nessuno se ne accorge. Chiaramente nel modello. No, non vuol dire che se uno stato è in realtà importante per il sistema, quindi può portare a un malfunzionamento, è un problema. Non lo riesco a raggiungere e non lo riesco a in qualche modo a notare, a misurare. Va bene. Con questo pezzo, su questo argomento non devo dire altro.